Un premio a tutto il mondo dello sport pugliese che conclude nel migliore dei modi un 2015 ricco di soddisfazioni. A conferirglielo il CONI, che ha voluto dedicare una serata ai tanti tecnici, dirigenti e atleti che nell'ultimo anno hanno fatto della Puglia una regina dello sport italiano ed internazionale. E parlando di regine, protagoniste assolute non potevano che essere loro, le due campionesse del tennis azzurro, Flavia Pennetta e Roberta Vinci, per la prima volta insieme nella loro terra, dopo le imprese degli US Open in occasione del gala dello sport del CONI organizzato nello Showville di Bari. Essere ritornata in Puglia, a me personalmente, io dopo gli US Open non ero ancora tornata, quindi sono appena atterrata, mi fa piacere essere qui stasera, ricevere questo premio, rivedere Flavia, rivedere qualche bella emozione. No, sono molto contenta anch'io, come ha detto Roberta, è un bellissimo momento, diciamo che noi giriamo un po' tutto il mondo, ma alla fine siamo sempre pugliesi e siamo contenti di portare il nome della Puglia in giro per il mondo. Entrate di diritto nella storia sportiva italiana, le due atlete sono il frutto della crescita dell'intero movimento tennistico pugliese e per questo hanno ricevuto il giusto tributo anche dalla loro regione. Il premio Radice di Puglia, consegnato alle due sportive direttamente da Michele Emiliano. Ad affiancare il governatore pugliese anche il presidente del CONI Puglia, Elio Sannicandro, ed il segretario generale Roberto Fabricini, saliti sul palco per la consegna delle quasi 130 onorificenze destinate ad atleti e società sportive. La serata ha dato spazio anche alle esibizioni di ginnastica ritmica delle giovani atlete dell'Iris Giovinazzo, che hanno fatto da apripista al gruppo storico delle plurimedagliate farfalle azzurre, argento ai Giochi di Atene e ad un passo dal podio a Pechino. Ma soprattutto è stata l'occasione per incontrare tanti altri simboli della storia sportiva pugliese, come il barese Francesco Attolico, ex portiere della nazionale italiana di pallanuoto, e Francesco Mascolo, storico allenatore dell'indimenticato campione barlettano Pietro Mennea.